saluto vi giunge dalla parrocchia Sant'Anna, nella città di Torino, da cui trasmetteremo tra poco il Santo Rosario e la Santa Messa, con integrata la preghiera liturgica delle lodi del martedì della terza settimana del Salterio. La comunità parrocchiale che ci accoglie quest'anno festeggia i 50 anni dalla costruzione della propria chiesa dedicata a Sant'Anna. L'edificio nasconde un tesoro di significati teologici. Infatti, nella sua architettura si è voluto imprimere le caratteristiche della chiesa come comunità di credenti, che è una, santa, cattolica e apostolica. Per esprimere l'unità della Chiesa fu ideata una sola navata. Per indicare la santità della Chiesa si è voluto scrivere sulla volta la frase: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e tutta l'intelligenza, e il prossimo tuo come te stesso. Per esprimere la cattolicità della Chiesa, cioè la sua universalità e la sua apertura a tutti, sono stati frati i muri laterali, inserendovi anche vetrate che si affacciano verso l'esterno, ed è stato costruito un ampio ingresso. Come simbolo dell'apostolicità della Chiesa, della sua missione di tramandare nei secoli l'insegnamento Signore è con te, tu
sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Sia fatta la tua volontà